appena terminato il primo tempo tra Baku e Blue Island. Blue Island sotto di un gol, quindi notizia questo fine primo tempo. E Baku, grande partita dal punto di vista difensivo e anche incisivo in attacco. Parliamo un attimo con Fusaro. Fusaro, un attimo, una partita cattiva, però nei limiti del gioco, sì, sempre limiti, interventi mai cattivi per signori, no, per signore. Gran primo tempo del Baku, possiamo dire il miglior primo tempo della stagione contro la squadra prima in classifica. Grande concentrazione, non vi ho mai visto così applicati e state facendo una grande gara. Diciamo che queste sconfitte che abbiamo subito ci hanno aiutato un po' nell'approccio alla gara. Ma spero di continuare così. Adesso subirete il ritorno dei Blue Island, come cercherete di fronteggiarli? Ma sicuramente corrono molto più di noi, come resistenza, diciamo, però cercheremo comunque di, con cattiveria, con la giusta cattiveria, di mantenere il risultato. Va bene, in bocca al lupo per il secondo tempo. Torre. Cimino, una battuta a volo, fine primo tempo ti ho visto abbastanza arrabbiato con l'arbitro Passarella. No, vabbè, però i Blue Island non sono sereni in questo primo tempo, l'abbiamo visto un po'. Sì, più che sereni, stiamo soffrendo un po', non so perché, poi l'arbitro, lasciamo stare. Comunque 1-0 è il risultato più che raddrizzabile, no? Sì, non ce la facciamo, se non ce la facciamo fa niente. Va bene, in bocca al lupo per la ripresa, a dopo. Siamo al posto partita del match del Blue Island Baku, gara terminata 4-2 a favore dei ragazzi in maglia granata. Siamo con il migliore in campo, Andrea Esposito, motore di una doppietta e di un assist. Per gli avversari c'è il capitano Fusaro. Parliamo prima con te, avete fatto una grandissima partita, soprattutto un grandissimo primo tempo. I Blue Island non sono mai andati così in difficoltà, avete chiuso il primo tempo in vantaggio per 1-0, poi nel secondo tempo non siete riusciti ad assistere alla riscossa degli altri. Sì, sono stati bravi e fortunati, dobbiamo dirlo. Però per quanto ci riguarda abbiamo trovato bene. Speriamo di aver trovato il giusto assetto e continuare così, perché giocando così ci divertiamo e possiamo sicuramente dire la nostra. Sì, sicuramente dal punto di vista della prestazione non potete davvero dirvi nulla, avete fatto una grandissima partita e possiamo dire che il Baku dopo questa gara consapevoli di avere un buon potenziale. Ebbene, Fusaro, vuoi fare un saluto? Un saluto a tutta la squadra e complimenti per la prestazione. Ma ci sentiamo. Grazie, bocca al lupo, proseguo. Ci parliamo con Andrea e approfitto per darti la medaglia di migliore in campo e i bonus ottica Emerson nella taverna dei Gagà. La pizza! Adesso, la pizza! Vogliamo la pizza! Ottima pizza! Adesso parliamo, Andrea, della partita. Ho visto un po' in difficoltà nel primo tempo, come non vi vedevo da tempo. Poi avete vinto perché siete superiori, però potevate fare meglio. Abbiamo vinto come sempre grazie più che altro al nostro cuore, non alla tecnica che sicuramente ci manca. Soprattutto in alcune fasi del match come il primo tempo ci è andato molto in difficoltà, sia in fase offensiva che difensiva. Sono contento che abbiamo vinto con il solito, diciamo, culo e cuore. Sì, c'è stato quel pizzico di fortuna sul gol del 3-2, se non sbaglio, schiena di Gianni e tu l'hai buttata in porta. Sì, sì, sì. Poi un'altra domanda volevo fare, perché Salvatore Cimino quando arbitra Passarella è così nervoso? È una domanda che mi può morire da ben 3 anni. Non so, lo innervosisce, però lui deve essere consapevole che se si innervosisce, comunque lui, cioè, si impunta Passarella, viene danneggiato, sì, ancora di più. Comunque niente, complimenti soprattutto a Checco, che ha fatto una grandissima gara come sempre. Come sempre, bravissimo. Va bene, Andrea, vuoi fare un saluto? Come lo chiudiamo questa intervista? La dedico alla mia ragazza, a Cimino, che non mi voleva fare andare in attacco. Fortunatamente ho fatto due gol, un assist. Grazie a Orlando per il suo rilancio di mani. Il suo rilancio di mani. A Patenco. Alla perché? Va bene, salutiamo Andrea e tutti gli altri. Ciao ragazzi.